brutta idea quella di fare un video in autunno, 14 ottobre 2018, all'esterno, perché c'è un vento assurdo. Vabbè, comunque continuiamo, ho tirato giù le cose intanto perché continuava a cadermi il telefono, vabbè. Sempre da un'altra signora, invece questo è un altro banchetto, a 3 euro al pezzo, ho fatto dei due affari, uno un affare, l'altro, vabbè, un pochino meno, però ho comprato questa giacchina qua, che mi piaceva tantissimo, della marca Project, taglia 44, che era troppo carina, grigia, fatta così. Adesso cominciate a scrivermi su WhatsApp, ma è giusta la luce secondo voi? O dovrei stare un po' più spostata? Solo che poi mi cade il telefono. Io penso che voi vediate abbastanza bene, però... Vabbè. Ho preso questa giacchina qua grigia, taglia 44, fatta così, molto classica, diciamo, come colore, come trama, vedete la trama classica delle giacchettine così, però mi piaceva veramente tantissimo come era fatta per 3 euro. La parte dietro è, oltre al fatto che non so se voi lo notate qui da questo video, però è proprio nuova praticamente, aveva questi due pence qua, questi due, non so come si chiamano, queste due martingarine storte. Vedete, dietro è fatta così. Sicuro poi queste giacchine negli outfit le vedrete molto molto meglio. È carina comunque, è praticamente nuova. L'ho pensata per un outfit un po' bon ton, però professional, non so come spiegarvi. È un misto tra il bon ton e il professional. E poi ho preso una camicetta, sempre a 3 euro. Questa l'ho presa perché volevo una camicetta da mettere tipo con i pantaloni tailleur, Principe di Galles, per fare un contrasto di fantasie e di tessuti. Mi piace l'idea di fare dei contrasti, anche se so che non a tutti piacerà questa tendenza, però io la adoro. Quando la vedo su Gucci mi fa impazzire. Che devo fare? È questa qua. Questa è una camicia fatta molto bene, è un bellissimo tessuto, si sente già proprio a pelle, ah, cioè a pelle, a tatto. Di che materiale è? 5% elastane, il resto non si sa. Oh mio Dio, il resto... Ma ascolta. Il resto è cotone, è un XL. Io la vorrei portare over con i pantaloni a palazzo. No, non a palazzo, anche stretti. E sopra un blazer proprio molto rigoroso. E quindi anche così un po' over mi va bene. È un bellissimo tessuto, è un cotone, però un cotone stretch e un cotone fatto bene, al tatto. Non ha nulla a che vedere con certi cotoni che si toccano ogni tanto nei negozi low cost. C'è cotone e cotone, probabilmente. Bellissime le ruche, ve l'ho fatta vedere. E poi è proprio taglio classico, lunga. Tipo anche con quella giacchina lì e un pantalone grigio, magari come quello che ho preso al banchetto a 2 euro, quello tipo un po' a palazzo, secondo me ci starebbe molto bene. Poi, sempre da quella signora che porta bene la sua età, allora mi ha cacciato dietro questi stivali che sono stupefacenti e stupendi, però erano un po' rovinati in alcuni punti. Quindi io ho detto, boh, signora, non lo so se li vuoi, sono una Made in Italy, taglia 37, sono praticamente tutti in camoscio. Solo che vedete, avevano dei punti un pochino rovinati che per me non si notano tantissimo. Erano un po' come quelli che ho comprato al Mato Grosso, quelle scarpe di Lella Baldi, un pochino used. Però in vera pelle, sono proprio in vera pelle, in vero camoscio questi. Sì, sono tutti dentro, sono perfetti, ovviamente, sono proprio in vera pelle, neri, mi sono innamorata. Quando me li ha buttati lì a 5 euro, adesso che devo fare? Cioè me li cacci dietro a 5 euro e mi fa, puoi andare a comprare il lucido lì, cosa apposta, la patina, non so come si chiama, quello che usavano una volta le nonne perché non avevano la possibilità di comprarsi 50 scarpe, ne avevano un paio, la lucidavano tutte le domeniche e le mamme delle nonne, comunque sono questi qua. Sono neri, vedete, mi piaceva questa fibbia, mi piaceva il taglio, diciamo così, liscio, classico, però era comunque uno stivalozzo. E a me sapete che gli stivalocci così, gli stivaloni, stivalozzi, soprattutto fatti così e in vera pelle, mi piacciono tantissimo, ovviamente usati perché non vado a comprarli nuovi. Proprio